Grande energia, positività, forza, volontà, speranza, consapevolezza, tenacia. Grande spirito di collaborazione e di iniziativa, senso di comunità, coraggio e un grande amore per gli altri. Ecco gli ingredienti che secondo noi fanno di Maria Rita un vero eroe dei tempi moderni. Fin da piccola sognava di fare la maestra, ma non la maestra comune, sognava di fare la maestra dei poveri. Una volta cresciuta si rese conto che il suo era un sogno difficile da realizzare, ma non si arrese e si diede da fare per concretizzarlo. Molti sognano di fare qualcosa di grande, ma non tutti ci riescono. Maria Rita invece lo ha realizzato. Siamo infatti convinti che lei sia la prova vivente che se credi e lotti per un sogno, per il tuo sogno, anche se con tanta fatica e affidandoti al Signore, non potrai fallire. Maria Rita, così, partì per l'Africa per aiutare i bambini meno fortunati di noi. E si prese cura soprattutto dei bambini malati di poliomielite. Mentre si trovava là, realizzò cose grandiose: ospedali, falegnamerie, scuole, acquedotti per l'acqua potabile. Per questo pensiamo che sia proprio una persona specialissima. La sua volontà, la sua fede e il suo grande amore sono stati protagonisti di questa bellissima storia che ha cambiato la vita di molti abitanti kenioti. Quando abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di conoscere personalmente Maria Rita, lei ha subito conquistato il nostro cuore. Ci è piaciuto immediatamente il suo motto, Arambe, che significa tutti insieme. Lei non lavora da sola, ma in continua collaborazione con gli altri. Non fonde mai le sue idee e le sue azioni sull'io, ma su noi, senza escludere mai nessuno. Prima di salutarci ci ha detto una cosa bellissima che ha colpito molto tutti quanti noi. Nella vita bisogna avere un sogno. Se il sogno è piccolo, la realizzazione è piccola. Se il sogno è grande, la realizzazione è quasi grande. Ma se il sogno è immenso, riusciremo a fare delle cose grandiose, perché l'importante è credere, perché ciò che è sogno può diventare realtà. Ascoltare Maria Rita e i suoi racconti ci ha trasmesso un'energia che si è trasformata immediatamente in voglia di fare e voglia di aiutarla. Per questo speriamo che anche voi ci aiuterete a far diventare Maria Rita il nuovo eroe mai cantato. Sicché molte più persone possono conoscere quello che ha fatto e fa e fare proprio il suo motto e i suoi insegnamenti. Se riusciremo a farla vincere, anche noi, tutti insieme, diventeremo una piccola goccia di aiuto nella sua grande opera. Grazie anche a voi.